notte dei campioni, perché a Torino è arrivata la squadra che la scorsa primavera in Portogallo ha alzato la Coppa dalle grandi orecchie. È la notte dei campioni, perché con la maglia della Juventus stasera ci sono tanti giocatori che l'11 luglio scorso hanno alzato nel cielo di Londra la Coppa d'Europa per Nazioni. Buonasera, gentili ascoltatori, dallo Juventus Stadio di Torino, buonasera da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Andrea Montone è pronto a raccontarvi la sfida valevole per la seconda partita del girone H di Champions League tra la Juventus ed il Chelsea. È ovvio che si tratti di una grande partita, è ovvio che si tratti di una grande emozione da raccontare ancora una volta sulle onde di una radio, di Radio 1, ed è ovvio che stasera la squadra allenata da Massimiliano Allegri potrebbe dare una sterzata importante, fondamentale, se non addirittura decisiva alla sua stagione, una stagione che non è iniziata benissimo, una stagione con tanti problemi, una stagione che però la Juve proverà a sterzare, a cambiare, proprio grazie all'impegno più importante, quello più prestigioso, quello della Champions League. Le squadre sono all'interno del terreno di gioco, ci sono circa 26.000 spettatori all'Allianz Stadium di Torino, quanti ne può contenere proprio l'impianto della Juventus in virtù delle regole anti-Covid, delle norme anti-Covid. Ci sono anche un centinaio di tifosi giunti all'Inghilterra, forse anche qualcosina di più, per sostenere la formazione campione ed Europa in carica. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti affinché si assista a una grandissima partita. Noi andiamo immediatamente con le formazioni, partendo dei padroni di casa della Juve, che schierano Szczęsny tra i pali, Alessandro e Danilo i terzini, De Ligt e Bonucci i difensori centrali, Rabiot, Cuadrado sulle corsie esterne, Locatelli e Bentancur a presidio della mediana, Bernardeschi e Chiesa di punta. Il 4-4-2 di Massimiliano Allegri, mentre comunicazione di servizio chiediamo a Roma magari di chiudere gli effetti che ci arrivano dallo studio di Saxa Rubra. Per quello che riguarda il Chelsea invece, Lukaku il punto di riferimento offensivo della squadra di Tuchel, Havertz e Ziyech girano con lui nel reparto offensivo dei Blues, Aspilicueta e Alonso sulle corsie esterne, Kovacic e Jorginho in mezzo al campo, la difesa con Christensen, Thiago Silva e Rudiger tutti davanti alla portiere, Mendy a dirigere la partita, il signor Jesús Gil Manzano della Federazione Spagnola, maglia bianconera, strisce verticali per la Juve, completo blu invece per il Chelsea. Buonasera e benvenuto in trasmissione. Sì, perché ripetiamo, è entrato Kiwil, è uscito Alonso, vuole effettivamente evidentemente di più dalla propria corsia di sinistra il tecnico campione d'Europa in carica, Kiwil. Peraltro Alonso, che era stato ammonito nel corso del primo tempo, forse anche per prudenza, così come ci fa notare giustamente il collega Andrea Montone, proprio l'allenatore della Chelsea ha voluto evitare sgradite sorprese o sgradite decisioni o sgradite conclusioni di una partita che si mantiene costantemente in equilibrio e il cui secondo tempo è iniziato in questo momento con la Juve che manovra al limite del rigore. Attenzione, Chiesa in area sinistra, ha segnato la Juventus. Esattamente al decimo secondo nel corso della ripresa la Juventus è passata in vantaggio con Federico Chiesa, il figlio d'arte, l'ha scaraventata sotto l'incrocio dei pali da distanza ravvicinata, anticipando il tentativo di Antonio Rudiger sulla verticalizzazione di Rabiot. Questa volta il 22 non ha perdonato. Al decimo secondo della ripresa la Juventus è in vantaggio per 1-0, ha segnato Federico Chiesa, è ancora lì a cercare la manovra offensiva nel tentativo disperato ora di raggiungere il gol del pareggio, perché manca poco più di un minuto alla fine dopo i 5 concessi di recupero. Il direttore di gara Kovacic sul settore di destra, Loftus-Cheek riceve il pallone, viene immediatamente francobollato da Alessandro che lo costringe ad accentrarsi con la punta del piede, Loftus-Cheek riesce poi a servire lo stesso Kovacic, si continua a giocare per la norma del vantaggio, McKenny su Kovacic, anche il croato costretto al retropassaggio, Thiago Silva tra le linee, questa volta Loftus-Cheek pericolosamente a destra per Alzonale, parte il cross, Chiellini, Giorgio Chiellini, il muro, mette il pallone sul fondo in tackle scivolato e quindi il calcio d'angolo è forse l'ultima opportunità per il Chelsea e forse l'ultimo pericolo che correrà la Juventus all'interno della sua area di rigore con questo cross che partirà dall'interno sinistro di Kiwil e la traiettoria a rientrare rispetto alla porta difesa da Wojciech e Szczęsny, con i due allenatori che continuano a dare istruzioni ai loro giocatori in campo, parte la rincorsa di Kiwil, il pallone in aria, salta di molti, il colpo di testa sul fondo,
Colpo di testa sul fondo, crediamo sia stato Rudiger a spedire il pallone sul fondo, forse Havers che l'ha saltato più di tutti proprio all'altezza del limite dell'area piccola, sì proprio Havers che però ha colpito mandando oltre la traversa. 49 minuti, 55 secondi sul cronometro, manca ormai pochissimo a questo sospirato successo della Juve che se dovesse arrivare sarebbe ed è importantissimo per la squadra allenata da Massimiliano Allegri che batte il Chelsea per 1-0, due successi di misura nella notte di Champions, prima l'Atalanta sulle Young Boys, poi la Juve sulla Chelsea. Le cose si mettono bene per gli uomini di Gasperini e si mettono bene anche per gli uomini di Massimiliano Allegri che raggiungono i 6 punti in classifica ed ora staccano le avversarie, quindi lo Zenit di San Pietroburgo ed il Chelsea a 0 punti. Invece il Malmo, Panalino, Ricoda di questo raggruppamento, è stata una partita difficile, gentili ascoltatori, per la Juve, perché il Chelsea campione d'Europa ha spinto forsennatamente sin dall'inizio della partita cercando nei varchi in una difesa munitissima, questa volta organizzata da Massimiliano Allegri nel migliore dei modi, che praticamente non ha concesso chance se non nel finale alla formazione di Tuchel, campione d'Europa, ed è riuscita a mettere in porta un pallone al 10° secondo della ripresa grazie alla solita incursione del figlio d'arte di Federico Chiesa che ha fulminato il portiere della Chelsea con uno splendido sinistro sotto misura e l'invito di Federico Bernardeschi che evidentemente ha premiato la grande corsa del compagno di squadra, la Juve quindi che esce meritatamente vittorioso dal terreno di gioco e ripetiamo, Stefano Tallia, potrebbe essere una vittoria decisiva per la stagione bianconera.